La Suzuki S-Cross è stata completamente rinnovata ed ora è arrivata la seconda generazione del SUV asiatico, questa volta in versione completamente elettrificata, grazie alla tecnologia mild hybrid 48V. Un modello molto importante per la casa giapponese, in un segmento di mercato molto richiesto in Italia e non solo. E ora andiamo a scoprire com'è e come va. Com'è fuori? La nuova Suzuki S-Cross è arrivata nelle concessionarie italiane all'inizio di quest'anno e questo modello è lungo 4,30 m, è alto 1,58 m, è largo 1,78 m ed ha un passo di 2,60 m per garantire una buona abitabilità all'interno dell'abitacolo. A livello estetico, il SUV compatto del marchio giapponese propone uno stile più dinamico e moderno con un design italiano, realizzato dal centro stile Suzuki di Torino. In primo piano c'è il frontale, dove troviamo l'ampia griglia in piano black con un listello orizzontale cromato e la grande S di Suzuki a dominare al centro, e ai due lati i fari full LED allungati. Il carattere da SUV è evidenziato dalla linea laterale e in particolare dei passaruota squadrati per accentuare lo spirito avventuriero di questo modello. Presenti anche gli skid plate silver nei paraurti, mentre il posteriore è rialzato con fari in rilievo a LED per dare vita ad una coda grintosa. Com'è dentro? L'interno dell'abitacolo della Suzuki S-Cross 2022 è all'insegna della praticità, dove però non può ovviamente mancare un ampio utilizzo della tecnologia, ormai fondamentale in qualsiasi tipo di segmento, con in primo piano il touchscreen centrale da 9 pollici. Partendo da quest'ultima, il sistema di infotainment propone una grafica moderna ed è intuitivo nel suo utilizzo, con radio DAB, navigatore e compatibilità con gli smartphone, grazie ad Android Auto e ad Apple CarPlay, quest'ultimo disponibile anche in modalità wireless. Per quanto riguarda la strumentazione di bordo, invece, tachimetro e contachilometri sono analogici, mentre nel mezzo c'è un piccolo schermo digitale da 4,5 pollici come computer di bordo per avere le informazioni di guida. Come dicevamo, la praticità è la parola d'ordine per la nuova S-Cross. Così si nota un buon numero di vani portaoggetti, in particolare quello più capiente presente nel bracciolo centrale. Per quanto riguarda la qualità dei materiali, la plancia è ben rifinita nella parte centrale, con materiali più morbidi, mentre nella parte alta e bassa è presente la plastica più dura. Si poteva fare di più. L'abitacolo è particolarmente luminoso grazie alle ampie vetrate, che permettono un'ottima visibilità quando si è al volante. Inoltre, il nostro allestimento Star View propone anche il tetto panoramico apribile per dare un senso di luce ancora più elevato. Com'è l'abitabilità? Il SUV del marchio giapponese propone un'ottima abitabilità per i passeggeri anteriori ed una discreta abitabilità per i passeggeri posteriori, con spazio per ginocchia e testa. Possono accomodarsi 3 persone nei sedili posteriori, anche se quello centrale è un po' sacrificato per via di un tunnel centrale piuttosto accentuato. Com'è il bagagliaio? Il bagagliaio della Suzuki S-Cross ha una capienza da 430 a 1265 litri, abbattendo i sedili posteriori. Non una capacità top, ma comunque ottima, favorita tra l'altro da una soglia di carico bassa e da un pianale completamente piatto per favorire il carico. Come va? Ed eccoci ora nella sezione più attesa del nostro com'è come va. C'è la prova su strada della Suzuki S-Cross 2022. Il SUV è spinto dal motore 1.4 4 cilindri benzina da 129 cavalli e 235 Nm di coppia massima, abbinato, come dicevamo, al sistema mild hybrid 48V per garantire alla vettura un boost di potenza di 13,5 cavalli. La batteria è situata sotto il sedile del conducente e con il sistema ESG a funzione di starter, alternatore e motore elettrico. Il sistema infatti recupera l'energia in frenata per essere utilizzata in fase di partenza e di allungo, in modo da riuscire a contenere i consumi e a dare migliori prestazioni anche in termini di dinamica e di guida. La Suzuki S-Cross infatti si mostra fluida ed agile, grazie anche al peso contenuto di meno di 1400 kg, con un cambio automatico a 6 rapporti dolce nei passaggi di marcia, seppur non sempre immediatissimo nelle marce più basse.
Per avere un maggiore sprint, tuttavia, si può utilizzare la modalità sport con una risposta più immediata dell'acceleratore ed anche uno sterzo leggermente più rigido. Con il rotore posto sul tunnel centrale, inoltre, si possono selezionare anche le altre modalità di guida, quella classica che è stata denominata auto, la snow che è quella adatta ai terreni più scivolosi, mentre la lock ripartisce al 50-50 la coppia tra i due assi ed è quella più adatta per andare in off-road. Il modello del marchio giapponese infatti si comporta bene anche sui tratti fuori strada con il sistema all grip, acquisendo quella mentalità da SUV e superando con buona sicurezza i terreni più difficili, pur senza ovviamente essere un vero e proprio fuoristrada. Tornando nei contesti stradali, le sospensioni sono piuttosto morbide, aiutando l'agilità, ma pagando un po' nell'assorbimento delle buche. Buona invece è la risposta in frenata. A supportare il conducente poi c'è una dotazione completa di ADAS di serie, sin dall'allestimento d'ingresso, dal mantenimento di corsia alla frenata automatica d'emergenza con riconoscimento pedoni, passando per la visuale dell'angolo cieco al riconoscimento dei segnali stradali. Con l'allestimento Star View, cioè quello che noi stiamo guidando in questa prova, è presente anche il cruise control adattivo con funzione stop and go, utile sia in autostrada che durante le code. Chiudiamo con il consueto focus sui consumi la nostra prova. La casa ha dichiarato un consumo medio nel ciclo combinato compreso tra 6,1 e 6,5 litri ogni 100 km per la Suzuki S-Cross 2022. Il computer di bordo invece ha rilevato un consumo di 7,2 litri ogni 100 km su un percorso effettuato di circa 400 km tra strada, strade extraurbane e autostrade, anche con un piccolo tratto in off-road per verificare come si comportava la vettura in quelle condizioni. Quanto costa? La Suzuki S-Cross ha un listino prezzi a partire da 28.890 euro per la versione Top Plus con cambio manuale, mentre per mettersi al volante del modello da noi guidato con allestimento Star View e cambio automatico bisogna salire a 33.690 euro. Nel complesso, la Suzuki S-Cross 2022 ci è piaciuta per un equipaggiamento ricco sin dall'allestimento d'ingresso, per un buon comfort di guida e per il sistema all grip per andare in off-road. Viceversa, sono rimaste ancora un po' tante plastiche dure e le sospensioni spesso pagano su buchi ed ossi. E con questo è tutto, non dimenticate di andare qua sotto per approfondire l'articolo, di restare sulle pagine di Motore Online e di iscrivervi ai nostri canali social. Un saluto agli amici di Motore Online e appuntamento al prossimo video!